sì, pur non giocando alla, come altre volte, non penso che abbiamo meritato di perdere. Non siamo stati brillanti, non siamo stati propositivi come le altre volte, però abbiamo avuto le nostre brutte occasioni, solo un'occasione che è capitata, non sfruttata. È sembrata, appunto, rispetto alle altre volte, una fase di evoluzione di gioco, anche questa è stata inaspettata. Siamo stati lenti, siamo stati lenti, macchinosi, prevedibili. Abbiamo dato solo tempo e modo di organizzarsi in difesa, loro hanno preparato la partita bene con le ripartenze e ripeto, non siamo stati brillanti come le altre volte. Troppo dispiace perché non facciamo molto affidamento di questo portiere per poter alzare un pochino la voce, evidentemente ancora non siamo l'assenza di Letizia è stato più determinante di quanto prevedevate. Sì, Gaetano è un giocatore importante, però sai, hanno fatto bene con caratteristiche differenti, De Gaulle e Carbonaro hanno caratteristiche differenti da Letizia, non hanno fatto grossi strafalcioni, sicuramente permette di, oltre a essere fase difensiva, permette anche la fase d'attacco, quindi cioè, per chi è l'assenza, però ti ripeto, non è che abbiamo perso il calcio, ragazzi. Sull'azione del gol c'era un fallo su Matera? Dell'arbitro non parlare, perché due o tre episodi spiacevoli, soprattutto quando a fine partita educatamente mi ha chiesto se tre minuti di recupero erano troppi e ci ha mandato educatamente a quel paese, quindi è meglio sorvolare sullo sostituzione, ha ammonito il portiere, tutte le sostituzioni andavano dall'altra parte del campo per prima di uscire, il gol che ha annullato a Gaetano Priego, secondo me è regolare, però è vero, non è una scusante, non è un altro, mi ha sbagliato la. Cosa salva di questa partita, se c'è qualcosa da salvare? Non è da salvare, dispiace perché ti fa rossolare indietro, no? È solo quello, dispiace perché ti fa rossolare indietro, quindi bisogna rialzare la testa, non perdere le certezze, sapere che è un campo difficile dove si può perdere e vincere contro chiunque e ricominciare da domani perché ci andiamo alla sera. Ritiene che questa sia stata la peggiore gara della Versa Normanna dall'inizio del campionato? Peggiore non lo so, quella al di sotto delle aspettative, questo sarà un pochino al di sotto delle nostre partite che abbiamo fatto fino adesso, però insomma, pur non giocando benissimo abbiamo creato qualche situazione importante per poter fare gol e non l'abbiamo sfruttato. Ma che mi psicologicamente soprattutto. Perché quella con l'isola Lirio era la prima in casa, l'abbiamo un po' scusata. Questa qua era quella che ci poteva far fare un salto nella classifica importante. Ti ripeto, forse è anche normale, una squadra molto giovane, però secondo me ci facciamo del male se si lavora tanto e poi non riusciamo a sfruttare questa situazione. Una buona squadra organizzata, però sicuramente potevamo fare. A un certo punto, quando c'è stata la sostituzione del centravanti da parte del Fundis, mi aspettavo che Di Girolamo andasse per il centravanti, visto che noi continuiamo ad avere un terribile problema sull'attacco. Invece, come dire, ha giocato quasi da mediano, quindi poteva essere un'idea. Che decorre il campionato, perché prima di fare la sostituzione l'ultima, ho chiesto come stava. Okay. E mi hanno detto che stava stare molto, se è vero che dovevamo recuperare, se andavamo 1-0 non l'avremmo più recuperata. Sull'attacco ancora una volta in difficoltà oggi. Oggi sì, oggi un po' più difficoltà del solito, però ripeto, nel primo tempo ci sono state una buona occasione con qualche via, una compedaggine, se l'avessimo sfruttato magari sarebbe stata una partita differente. Però oggi un po' meno più.